Ecco allora Giampiero che parte verso il numero 1, col suo cavallo di 8 anni, eh, credo che sia la sua prima, il suo primo Gran Premio così grosso. Lo aiuta bene, fa 9 tempi, ancora esterno per l'opzione 9 tempi per il numero 3. Bene. Calo molto alto, l'ho visto anche venerdì, il percorso di venerdì è saltato molto bene. 6 tempi per l'Oxer numero 5, altissimo dietro il cavallo, prepara bene l'Oxer su fosso e aiuta un po' il passaggio davanti, Giampiero è bravo che gli dà lo spazio che gli serve. Un tempo in più per la doppia gabbia, 8 tempi, anche se è un, grande, un cavallo con un grande galoppo si assicura tra la doppia gabbia lentamente deve rischiare deve stare un po' attento il tempo. Pronto? Bene nel verticale, apre un po' la falcata per fare la linea nella gabbia verticale in 5 tempi. Buon salto avanti, adesso calma per i due verticali. Aiuta bene, aiuta molto con le mani, Giampiero, bravo. Linea finale, siamo un po' stretti col tempo, secondo me. 3 4 5 6 Super, bel netto, bravo Giampiero. Adesso, se la regia ecco, ci riguardiamo la linea del, dei Cinque Tempi. Giampiero, lascia scorrere per aiutare bene il passaggio davanti a questo cavallo Qua ancora molto giovane. Ottimo percorso base. Ecco, siamo al barrage. Parte l'opzione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toglie un tempo per il numero 2, calma per il numero 3. Si assicura al verticale, rimette un tempo. Fai 7 anche qua per il numero 4, cioè il terzo del lascia scorrere. Prende la prima distanza bene per il verticale della doppia. Questa volta credo che vada. Sette tempi per la doppia per la, la gabbia, molto bene. Si allarga bene, si assicura il verticale Arezzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tempi con un caldo grande farcato non sono nessun problema. Bravo, doppio zero. Giampiero.